Che Vieste è bella, questo lo sappiamo, ma se volessi soggiornare a Vieste, dove vado? Beh, avete veramente l'imbarazzo della scelta: villaggi, B&B, case vacanze e alberghi. E a proposito di alberghi, c'è un albergo in un luogo fantastico di Vieste, l'Approdo di Venere. Volete sapere dove sono in questo momento? Proprio sul terrazzo dell'Approdo di Venere, e guardate che vista dietro di me. Eccola, aspetta, oui. Il faro di Vieste. E da quest'altra parte c'è tutta Vieste. Volete vedere pure le camere? Vabbè, vi faccio vedere pure le camere. Quando venite all'Approdo di Venere, alla reception, oltre a trovare due belle ragazze, troverete anche due brave ragazze. Lei è Valeria, poi c'è Saluto. Poi c'è Francesca, che oltre ad accogliervi vi potranno anche indicare come vivere al meglio questa splendida città della Puglia. Oltre alle camere c'è anche un ristorante che si chiama La Dive. Volete sapere come si mangia? E vabbè, vi faccio vedere pure questo. Viaggio con Mirko Esposito alla Dive. Pelle di rombo soffiata con crema di carote. Non l'avevo mai assaggiato. Buonissima. Tartelletta di pasta fillo con foie gras e barbabietola. Sapete come si scrive foie gras? Io no. Salmone marinato e chutney alla bicocca. Chutney è un brano dei Beatles. Polpetta di pane, cozze e pecorino. La particolarità è che il guscio si può mangiare. Questa è una figata proprio. Vado? Un riso buono Gran Riserva, mantecato al burro Café de Paris, servito con bisque, gamberi di mezz'ora del ballo e brumos di zucchine in osmosi. Riso acido, l'ha detto Marco. Non mi piace, e non mi piace dire fesserie, perché questo è buono veramente. Lui è Mirko, 27 anni e chef resident della Dive. Cosa mi stai preparando? Allora, senti, no, sto facendo un ramen, tipico piatto asiatico, però noi l'abbiamo reso pugliese. Abbiamo fatto con gli stessi funghi e i licheni, che sono praticamente dei muschi che si trovano nella foresta. Facciamo un brodo, il tagliolino, saltato nel burro d'ostrica. Burro d'ostrica che viene fatto con ostrica del Gargano, frullata e montata con poi il burro. Complimenti. Onore, me l'ha portato proprio lui, quello che ha sbagliato tutto il pranzo, compreso l'aperitivo. Che cosa sto per mangiare? Allora, è una mousse al cioccolato bianco, ricoperta di cioccolato fondente e mandorle, e sopra è salsa alla sera. No, scherzo, è albicocca. Il mio umile riconoscimento, ve lo meritate tutti.